Buongiorno ragazzi, stamattina mi trovo al Santuario della Verna. Che pace! Sono andata alla Verna. Era da tanto tempo che volevo visitare questo famoso luogo dove San Francesco ha ricevuto le stigmate. Voi lo conoscete? Prima di entrare nel monastero, ho fatto un trekking sul Monte Penna fino a quota 1300 e ho pensato al senso di avere in vita così tanto dolore come anche i santi hanno avuto nella loro. San Francesco, prima di andare alla Verna, era andato in Egitto e poi tornato ad Assisi, aveva trovato i suoi fratelli cambiati e che non seguivano la regola. Ecco perché decise di ritirarsi un po' alla Verna, dove il conte locale lo aveva ospitato. Questa storia somiglia a quella di Buddha, infatti anche lui aveva sofferto molto in vita. Ho capito che queste sofferenze e dolori fanno sì che poi, una volta superati, Dio ti abbraccia e fa comprendere quali sono i significati della vita. Posso paragonare le stigmate di San Francesco all'illuminazione di Buddha. Noi tutti abbiamo in vita dolori e fatiche, dobbiamo sempre avere come modelli da seguire i santi e i loro insegnamenti. こんにちは。トスカーナ州のラベルナへ行ってきました。聖フランシス、サンフランチェスコが聖婚を受けた場所です。昔から大好きな聖人で、私はサンフランチェスコが生まれ、亡くなられたアッシジの近くに在住しています。サンフランチェスコはお釈迦様を彷彿させます。命がけのエジプトへのミッションの後、地元のアッシジへ戻ると、以前までの規則は守られておらず、変わり果てた教団に失望し、ラベルナの伯爵から寄贈された土地へ移動します。ここで受けた聖婚は、私にはまるでブッダが悟りを得た時のことのように思え、オーバーラップしてきました。聖なる森を歩きながら、思考者、聖者たちの苦悩、過酷な試練を考えました。In questa mirabile apparizione, tutto il monte della Verna sembrava ardere in una splendida fiamma che illuminava le valle e gli altri monti intorno. Era come il sole sopra la terra. I pastori che vivevano nei paesi vicini, vedendo il monte infiammato e tanta luce intorno, ebbero tanta paura, come dissero poi ai frati, affermando che quella fiamma fosse durata un paio d'ore.